Oggi prepariamo insieme a voi il nostro pranzo con questi burger. Ce li stiamo per mangiare, buonissimi. Buon pranzo! Prendo 100 g di quinoa, io sto usando la quinoa tricolore, ma anche quella bianca va benissimo, e la sciacquiamo. Poi prendo un pentolino e metto la quinoa all'interno. Sulla quinoa aggiungo circa 200 g di acqua. Adesso dobbiamo far cuocere la quinoa, quindi non appena raggiunge il bollore abbassiamo un po' la fiamma e copriamo con il coperchio e cuociamo così per circa 20 minuti. Qui sta cominciando a bollire, quindi abbasso un pochino la temperatura, copro e lascio cuocere. E noi che facciamo? Andiamo a farci un giro? E noi diamo da mangiare al cane nel frattempo. Rudy, fame? Mangi anche tu con noi, Rudy. Buon appetito! Bene, Rudy ha la pancia piena e noi possiamo andare avanti. Noi no, però, non Non abbiamo la ancora. pancia piena. E ora possiamo preparare le nostre verdurine. Quindi cominciamo con un pezzo di cipolla, lo tagliamo finemente. Metto la cipolla in padella, poi taglio anche una zucchina, non troppo grande. Anche qui la taglio a pezzettini piccoli. Aggiungo anche la zucchina e poi taglio ancora mezzo peperone e un gambo di sedano. Anche qui taglio a pezzettini piccoli e taglio anche il sedano. Metto tutto in padella, aggiungo dell'olio d'oliva, due bei pizzichi di sale. E mi sposto ai fornelli. Nel frattempo anche la nostra quinoa è pronta. Guardate, perfetta, ha assorbito tutta l'acqua. E adesso la lasciamo un attimo qui da parte perché adesso cuociamo le verdure. E anche le nostre verdurine sono pronte, quindi spegniamo. E ora verso la quinoa in una ciotola. Poi aggiungo un uovo intero. E ora frullo un pochino con un frullatore a immersione per ottenere un composto un po' più appiccicoso. Ora possiamo finalmente aggiungere anche le verdurine che abbiamo cotto prima. Ora diamo una mescolata. Che bei colori! E adesso aggiungo due cucchiai di farina. Io sto usando la farina di riso. Mescoliamo. Ora io aggiungo ancora un pizzico di sale perché la quinoa comunque non era salata. Poi aggiungo anche della paprika. Voi potete usare le spezie che volete. Assolutamente. E anche del pepe. Senti che bei profumi. E ora prendiamo dell'olio e ci oliamo le mani e andiamo a creare i nostri burger. Prendiamo un bel po' di composto e lo lavoriamo con le mani. Qui potete farli più grandi, più piccoli, come volete. Io preferisco farli di questa dimensione, che è proprio la dimensione tipica dei burger che trovate anche in commercio. Ecco qui pronto il primo burger, lo mettiamo nel cestello della friggitrice ad aria. E facciamo così con tutti gli altri. E ora cuociamo i nostri burger nella friggitrice ad aria a 190 gradi per 12 minuti. Andiamo! A dopo! Vi ricordo inoltre che nel nostro libro Zero Glutine, Zero Rinunce potete trovare tantissime idee facili e veloci e anche un menu settimanale. Quindi, se non avete ancora il nostro libro, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti oppure lo trovate in tutte le librerie. 3, 2, 2, 1. 1. Wow, che belli! Non vedo l'ora di mangiarne uno. Buon Buon appetito! appetito! Wow.